Mi chiamo Giancarlo Catino e credo nell'amicizia. Ho 6 anni e oggi è il mio primo giorno di scuola. Ho conosciuto subito la popolazione degli Unni. Sono i miei compagni di classe. Nel giro di 3 minuti abbiamo urlato a squarciagola la lettera E. Giochiamo ad ammazzare gli zombie e le femmine fanno gli zombie. Poi ho preso 3 ceffoni, 6 sgambetti, un cazzottone in testa. È per questo che mi sono ritrovato al primo banco. Andrea Rozzi, un compagnuccio scalmanato, ma subito ribattezzato bersaglio mobile. E la mia schiena è diventata il campo di atterraggio di aerei di carta, bucce di banana e matite spezzate. Mi tirano addosso di tutto. All'ultima ora mi è arrivato in testa pure un compasso. È un giorno che non dimenticherò mai, la mia prima cicatrice in fronte. Mi chiamo Giancarlo Catino e credo nell'amicizia. I miei compagnucci, nel corso degli anni, hanno declinato il mio nome per scherzo in ogni modo. Giancappio, Giancavolo, Giancacca, Giancoglione. Poi si sono sbizzarriti anche col cognome che ha ispirato una canzoncina mitica che mi cantano sempre a ricreazione. Catino, Cretino, sei quattro occhi e c'è il pisellino. Che spasso! Andrea Rozzi, per farmi uno scherzo, ha sparso la voce che ci avevo i bidocchi. Che matto! Oh, ci credete che da allora nessuno mi ha più invitato alla festa? Adesso oltre a 4 occhi mi chiamano pure bidocchioso. Mio cugino Luca che fa la quinta a ricreazione l'ha sentito e dice che non mi dovrebbero chiamare così. Ma io li lascio fare perché penso che prima o poi smetteranno. Mi chiamo Giancarlo Catino e credo nell'amicizia. Ho 11 anni e sto alle medie. Pure i nuovi compagni di scuola sono una banda di buontemponi. Sono stato fortunato perché in classe mia ho trovato anche Andrea Rozzi. Cioè, così almeno già conosco qualcuno. Sono andato un pochino più su di peso e così hanno cominciato a chiamarmi con dei nuovi simpaticissimi appellativi. Supplì, bombolone, strofinaccio, cicciottone, carta da parati, 4 occhi e zinnacchione, puzza di piedi, cacone, calcinaccio, sterco, pippa, sega, cicciabomba, palla e straccio. Mi chiamo Giancarlo Catino e credo nell'amicizia. Ho 14 anni e ho iniziato il liceo scientifico. In classe mia ci sono 2 gruppi e poi ci sto io. Ho capito che la cosa migliore è parlare il meno possibile, così non mi vedono. Invece che palle, non è servito a niente. Mi hanno avvolto nel nastro adesivo, mi hanno bruciato i jeans con l'accendino, mi hanno disegnato un pene sulla fronte col pennarello indelebile. A causa di quest'ultimo avvenimento, a casa mia si sono accorti di quello che mi fanno a scuola e mia madre ha fatto un sacco di storie. Poi mi hanno costretto a parlare con la psicologa perché in quel video su YouTube non facevo una bella figura. La verità è che mi vergognavo a parlare con i miei. La verità è che vorrei essere diverso. Stamattina sono entrato nella palestra di scuola mia. Ci stava lui. Ho puntato il più carogna dei miei compagni. L'ho guardato fisso negli occhi e ho pensato che volevo sconfiggerlo. Così l'ho abbracciato e ho vinto io. Mi chiamo Giancarlo Catino. E credo nell'amicizia.